Allora, ragazzi, ormai lo sapete da qualche mese che ho iniziato una collaborazione con Moman, di cui ne sono veramente molto molto contento perché Moman spesse volte mi manda i suoi dispositivi del mese, ovvero quelli più venduti del mese, se non erro, e a questo giro tocca nuovamente ad un'altra coppia di microfoni wireless, proprio come l'altro microfono Moman C1X. Questa volta tocca ad un altro modello Gimpro, però non mi ricordo il codice, ma vabbè, lo trovate scritto nel titolo del video e nella descrizione. E devo dire che è una coppia di microfoni, ragazzi, che anche questa qui si è fatta veramente molto molto valere. Allora, lo sapete che a me piace provare questi microfoni qui perché sono sempre in cerca di un audio migliore, ma devo dire che questi microfoni Moman non dico che abbiano un audio alle stelle, ma poco ci manca, ragazzi, e che riescono ad offrire un audio veramente molto pulito, chiaro e bilanciato, ma le chiacchiere stanno a zero. Allora, Moman, so che tu sicuramente starai guardando questo video e so che lo stai guardando, lo guarderai di sicuro. Prendilo in considerazione proprio questo video qui per farmi provare il 5G3. Voglio mettere le mani su 5G3 perché tutti ne parlano, tutti lo stanno provando e forse sarò stato l'unico a non provare quel microfono. Quindi Moman, vuoi farmi un regalo? Mandami il 5C3 e mi fai veramente molto molto contento perché non vedo l'ora di provarlo. Ma al di là di questo, ragazzi, le chiacchiere stanno a zero. Facciamo partire la sigla e dopo vi parlerò anche di quest'altro microfono. Quindi sigla. Allora, ragazzi, innanzitutto non so se ve ne siete accorti da quando è partito questo video, lo tengo proprio qui alla felpa, questo nuovo microfono di Gimpro che tra l'altro è il modello MB1XM. È una sigla un po' particolare e anche un po' difficile da ricordare, infatti ho dovuto aprire il block note qui per ricordarmi il modello. Ma al di là di questo, se vi siete persi l'unboxing precedente proprio di questo microfono, che tra l'altro lì vi ho portato un altro prodotto di cui arriverà a breve sul canale, ragazzi, vi faccio un refresh di quella confezione perché di quella confezione alcune cosette sono cambiate, insomma. Allora, partiamo. All'interno della confezione troviamo i due microfoni wireless con il proprio ricevitore. A seguire troviamo due cavetti USB-C che ne consentono la ricarica. Troviamo il cavetto dove da entrambe le estremità porta il connettore 3,5 per poterlo collegare rispettivamente dal ricevitore per poi andare ad una reflex, una mirrorless, uno smartphone, insomma, qualsiasi dispositivo voi vogliate collegarlo. E poi infine troviamo i due filtri pop che servono nel caso noi vogliamo girare un audio in esterna, e serve a ridurre i rumori e tutti quei frusci di vento, e devo dire che sono anche di facile montaggio, un po' come il Moman C1X. Allora, nella confezione è uscito anche questo sacchetto, però questo sacchetto a me non piaceva, non mi dava sicurezza, allora io ho optato per questa custodia antiurto dove posso tranquillamente trasportare all'interno tutto il kit microfoni e tutto il kit dei suoi accessori, quindi proprio un accessorio, ovvero una custodia che mi fa stare veramente tranquillo quando lo trasporto. E poi un'altra cosa, all'interno sono usciti due cavetti per ricaricarli una alla volta, no, però fatto sta che a me piace quel cavetto triplo che è uscito nella confezione del Moman C1X, e io utilizzerò quello lì per caricare i due microfoni e il ricevitore in un unico colpo, ed è veramente molto molto comodo. Adesso, visto che vi ho fatto il refresh della confezione di quell'unboxing che era uscito perché ho cambiato queste piccole cosette, vediamo un po' come sono fatti questi microfoni, come è fatto il ricevitore. Partendo dal ricevitore, sulla parte superiore abbiamo il pulsante che ne consente l'accensione e lo spegnimento. Parte laterale sinistra abbiamo il connettore USB-C
è il pulsante che va ad aumentare il volume del microfono o dei microfoni in uso, mentre invece sulla parte laterale destra abbiamo il connettore da 3,5 mm per andare a collegare il cavetto proprio a 3,5 mm per poi farlo arrivare ad un qualsiasi dispositivo. Le cose che hanno in comune. Le cose che hanno in comune sono i tre LED sulla parte frontale che ci indicano rispettivamente accensione, stato della batteria e il pairing. E l'altra cosa che hanno sempre in comune tra loro, ovvero microfoni e ricevitore, è la clip sulla parte posteriore, là dove possiamo collegarlo ad una qualsiasi felpa o qualsiasi tipo di indumento nel caso noi vogliamo iniziare ad utilizzarlo. Nel caso del ricevitore, quella clip è fatta appositamente per essere collegata sulla slitta di una qualsiasi reflex o mirrorless, quindi ragazzi devo dire che è veramente molto molto comoda. Per quanto riguarda i microfoni, sulla parte laterale sinistra abbiamo i pulsanti d'accensione e spegnimento e il connettore USB-C per la ricarica. A parte superiore troviamo il microfono stesso con l'anello adattatore per poter montare il filtro pop, mentre invece sulla parte laterale destra troviamo il pulsante per andare ad aumentare il gain e il pulsante che ci consente il pairing del microfono con il ricevitore. Quindi nulla di particolare, non hanno nessun tipo di pulsante più, design pulito sulla parte frontale, hanno un design veramente unico nel loro genere ed hanno questa texture tipo quadratini, fatta veramente molto molto bene, che a me piace veramente tanto. Poi ragazzi, per quanto riguarda l'audio, voi lo state ascoltando e vi dico, forse all'inizio del video non ve l'ho detto, l'audio che esce da questi microfoni non sarà in alcun modo modificato, quindi come viene registrato così viene inserito all'interno del video. Le uniche modifiche saranno il video stesso, ma non l'audio, anche se lo sto catturando insieme all'unica clip video dalla fotocamera direttamente, non dal mio smartphone come prima. Quindi ragazzi, io ho fatto molte clip, me le sono risentite, me le sono viste, riviste, sentite, risentite, un audio pulito, molto chiaro, bilanciato, nessun tipo di fruscio. Poi in esterna lavorano anche lì molto bene rispetto al primo Gym Pro che ho provato. Ma ragazzi, comunque, se volete dei microfoni fatti veramente bene, io ve li consiglio. È una coppia di microfoni che sa il fatto suo, hanno della qualità, sono maneggevoli, non pesano, potete trasportarli ovunque, comunque, come volete. Poi per quanto riguarda la batteria, ragazzi, Moman dichiara 8 ore di utilizzo continuato. Ok, io non li ho provati 8 ore, ok, non ho fatto un utilizzo continuo, però devo dire che la batteria, forse quella lì dichiarata, ne vale tutti, non lo so, forse una massima avrò fatto un paio d'ore di registrazione d'audio e sono ancora cariche, sto registrando questo video. Poi la ricarica completa di tutti e tre, come vi ho detto, io utilizzo il cavetto triplo dell'altro microfono che avevo preso e la ricarica avviene attorno a un'ora e mezza circa e possiamo nuovamente riutilizzarli. Quindi in quanto a batteria e in quanto a ricarica non sono poi così male, quindi hanno dei tempi di ricarica abbastanza brevi rispetto a qualche altro tipo di microfono che ho provato in precedenza. Poi ripeto ragazzi, io li sto provando tutti, Moman me li sta mandando tutti e devo dire che questi prodotti qui mi fanno veramente comodo. E adesso anche questa coppia di microfoni come Gym Pro, che poi tra l'altro l'ho prestata a mio collega per farglielo provare vicino alla sua Action Cam e tra l'altro ha detto cavolo, è andato veramente bene, quindi bel prodotto veramente anche quel Gym Pro lì. Quindi ragazzi, sono prodotti che vale veramente la pena di acquistare. Su Amazon lo trovate attorno ai 50
55 euro. Vi lascio il link qua in basso in descrizione qualora voi vogliate avere qualche altro tipo di informazione, quindi andate a leggere tutte le informazioni che volete. E niente raga, questo video finisce qui. Io non vedevo l'ora di provare quest'altro microfono, perché cioè mi è arrivato, anzi me l'aveva chiesto se volevo provare un altro microfono, ho detto di sì, mandamelo anche, ed eccolo qua. Quindi ragazzi, adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti dell'audio che avete ascoltato da questo video. E difatti è proprio il Gym Pro, vi dico nuovamente il modello che lo vado a recuperare, MB1XM, quindi un po' difficile da ricordare. Fatemi sapere la vostra qua in basso come si sente, che ve ne pare, se lo acquistereste. Ma insomma ragazzi, fatemelo sapere qua in basso nei commenti. E qualora questo video vi fosse piaciuto, lasciatemi tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, mi aiutate tanto, mi aiutate veramente tanto, per voi gratis ma per me è un grandissimo aiuto. Quindi ci conto, iscrivetevi, sfondate quel pulsante dove siete iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui prossimi video in uscita, che poi tra l'altro sul blog mythicalsnake.net trovate nella sezione video, categoria video, video in uscita, trovate tutte le date dei video che man mano devono uscire sul canale. Quindi ragazzi, attivate la campanella delle notifiche e non vi perderete nessun video. Passate da blog, andate a guardarvi quelle date, ce ne sono molte. E niente, condividete questo video, mi aiutate veramente molto. Quindi ragazzi, dopo la condivisione, beh, lo sapete, mi trovate anche su Instagram, @mythicalsnake. Il banner qua in basso ve lo ricorda, ma trovate il link a tutti i miei social anche qua in basso in descrizione. E noi ci vediamo sempre qui prossimamente con un mio nuovo video. Oddio, prossimamente, quando ci sarà un altro video, ci vediamo qui sul canale. Quindi ragazzi, ciao e al prossimo video.